Ehi là! Salve a tutti, bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e oggi voglio parlare di un argomento, se così vogliamo dire, scottante, perché, raga, parliamoci chiaro, la community dei Linkin Park è abbastanza tossica, è molto tossica, perché non è possibile che dopo tutti questi anni io debba leggere certe cose. Ho visto, minacce di morte a Emily, ho visto fan che dicono delle cose veramente assurde e oggi sono qui perché, dato che ho fatto una storia su Instagram in cui chiedevo se vi interessava il mio parere sulla questione Linkin Park, a questo punto sono qui e ve lo dico. Appena ho visto appunto la notizia è stato un era ora, finalmente sono tornati Linkin Park e vi dico la verità, a me il nuovo singolo è piaciuto e mi spacca una cifra. Mi è rivenuta voglia di ascoltare i Linkin Park, raga, e io, sappiate che i Linkin Park li ho abbandonati a Minutes to Midnight, quindi tanti anni fa. Oggi sono qui perché volevo parlare di un po' della questione, della perché bisognerebbe accettare questo ritorno, perché bisognerebbe, insomma... Vorrei parlare un po' alla fanbase tossica, perché mi voglio rivolgere più che altro a loro, perché non capisco quale sia il problema se i Linkin Park dopo tutti questi anni sono riusciti ad andare avanti e finalmente a produrre di nuovo musica, e adesso ne parliamo, ecco, ci sono vari punti che mi sono segnato e vorrei un attimo snocciolare insieme a voi. Il primo punto, proprio la nostalgia di quel gruppo che era nel 2000-2010, insomma giù di lì quando suonavano, che la abbiamo un po' tutti, l'ho pure io infatti per quanto riguarda appunto i primi album, Hybrid Theory, Meteora. E io, come vi ho detto adesso, ho ascoltato i Linkin Park fino a Minutes to Midnight. E perché li ho abbandonati? Proprio per questo fatto, tra molte virgolette, di nostalgia. Il fatto che Minutes to Midnight non fosse come Hybrid Theory e Meteora, e quindi mi sono trovato ad abbandonarli. Però diciamo che è stato più che altro un comportamento un po' da... Non ero ancora cresciuto, ero ancora adolescente, quindi ci può stare. Ma il fatto che nel 2024 una fanbase di trentenni, perché siamo tutti trentenni, non riesce ad accettare la nuova cantante, i nuovi Linkin Park, proprio per questo e altri motivi, mi fa proprio cadere le palle per terra, perché, raga, parliamoci chiaro, siamo cresciuti, non mi pare il caso di, insomma, di dire certe cose proprio per quanto riguarda la nostalgia. Che poi, soprattutto, questa nostalgia ci porta al secondo punto, il fatto di, appunto, divinizzare e romanticizzare Chester. Chester è un cantante della Madonna, e questo io non lo voglio mettere mai in dubbio, non lo voglio mettere in discussione per nessun motivo. Chester però non è il miglior cantante al mondo. Chester, a parere mio, è il miglior cantante per i Linkin Park, ma non è il miglior cantante del mondo. Stavo facendo in questi giorni una sorta di ragionamento appunto con i miei amici, dicendo: raga, se dovessimo fare una top 10 dei migliori cantanti al mondo, voi ci mettereste Chester? Sareste capaci di infilare Chester da qualche parte? Allora, per chi ascolta tanta musica, no, non riuscirà mai a infilare Chester. Io in primis non ci riesco, perché ci sono tantissimi altri cantanti molto validi sulla piazza che sono molto più bravi di Chester, per quanto Chester è bravo, io non lo metto in dubbio. Ma facciamo un po' di esempi: Giovannis Papadopoulos dei Beast in Black, Ron Simmons, Floor Jansen, Will Ramos, già stiamo a 4, ne potrei fare, insomma, no? Potrei andare avanti. Per chi ascolta tanta musica, questa cosa penso che l'abbia capita. Ok, dicevamo, ci sono tantissimi cantanti sulla piazza molto più bravi di Chester, per quanto Chester, raga, ripeto, Chester è un cantante bravissimo, lo è stato. Ma detto ciò, non bisogna
divinizzare la sua figura, perché Chester non era i Linkin Park. Chester, i Linkin Park non sono una one man band. Purtroppo succede di questo. La figura del frontman molto spesso è divinizzata, molto spesso è associata praticamente a tutto il gruppo, ma noi non ci rendiamo conto che andando appunto a divinizzare tra molte virgolette la figura del frontman, divinizzare per, tra molte virgolette, noi andiamo a sminuire tutto quello che c'è dietro. Ovvero, se noi andiamo a divinizzare Chester, così come stiamo facendo, come stanno facendo tante persone in questo momento, noi andiamo a sminuire gli altri membri del gruppo e ci dimentichiamo che i Linkin Park non sono solo Chester. I Linkin Park non sono una one man band. Chester non ha fatto tutto da solo. Quindi che cosa succede? Andiamo a sminuire tutto il lavoro degli altri membri. Cioè, 4/5 del Linkin Park sono gli altri membri. Cioè, capite insomma che cosa voglio dire. Tra l'altro, se proprio la vogliamo dire tutta, Chester non era neanche il primo cantante, non è neanche un membro fondatore. Se proprio la vogliamo dire tutta, non ha senso il discorso che fate certe volte. Ora, per carità, ripeto, Chester non sarà stato il membro fondatore, non sarà stato quello che volete. Era il cantante perfetto per i Linkin Park, ma questo non vuol dire che Emily non potrà esserlo in questo momento. Bisogna accettare il cambiamento, bisogna accettare il fatto che finalmente questi ragazzi sono riusciti ad andare avanti, finalmente sono riusciti appunto a trovare la forza di creare nuova musica per quanto riguarda Linkin Park, perché sarebbe stato anche uno spreco, se ci pensate, artisti di quel calibro, tenerli lì a fare la muffa perché dite no, non suonerò più perché non abbiamo più il nostro frontman originale. Tra l'altro, vi voglio far notare una cosa. Non sono né il primo gruppo e né saranno l'ultimo a cui succede una cosa del genere. Esempio Mayhem, è morto Dead, è morto Euronymous, eppure stiamo qua. Suoniamo. Attila si è fatto un culo come in secchio e devo dire che è diventato un ottimo cantante, un ottimo, non voglio chiamarlo rimpiazzo, ma un ottimo sostituto di Dead, che per carità anche lì, se ci fossero stati Euronymous e Dead, sarebbe stata un'altra cosa. Però perché abbiamo accettato questa cosa? Perché siamo riusciti ad andare avanti noi fan dei Mayhem e i fan di Linkin Park non riescono ad accettare questa cosa? Non lo so, spiegatemelo voi, perché tanto comunque sia. Altro esempio sui Pantera, infatti pure con Pantera un altro discorso a parte, un altro discorso che veramente non c'aveva senso di esistere, il fatto che 100 euro per una cover band, no, perché de qua o dell'altro. Tra l'altro ci ho fatto un video, andatevelo a vedere se voi siete persi. Quindi niente, non riesco a capire perché non riuscite ad accettare queste cose. Altra cosa che poi sinceramente non riesco a capire dei discorsi che stanno venendo fuori è no, perché devono cambiare il nome, non si devono chiamare Linkin Park perché non c'è Chester. Ritorno al discorso che ho fatto prima, perché dovrebbero cambiare nome quando sono 4/5, no, sono 5/6, scusate, ho detto vabbè, 5/6 delle persone sono quelle, anche se hanno cambiato mi sembra il batterista, vabbè, sono loro, hanno cambiato solo il cantante perché poraccio, è successo quello che è successo. E non capisco che cosa, che problema vi dà il fatto che si chiamano Linkin Park se so sempre loro, è cambiato solo il cantante, come se nella storia della musica non è mai cambiato un cantante, cioè ogni volta che deve cambiare un cantante bisogna cambiare il nome della band. Altro esempio che posso farvi tranquillamente è proprio quello dei The Black Dahlia Murder, che il povero Trevor Stern ha fatto la fine di Chester, eppure nel 2022 non ci sono stati tutti questi problemi e diatribe per quanto riguarda appunto il gruppo. Cioè, allora i Rhapsody of Fire che hanno cambiato tutta quanta la... tutti i nuovi, praticamente è rimasto solo Staropoli. Bella, buttiamo il gruppo, dai, non si chiamava più Rhapsody of Fire perché se n'è andato Turilli, Lione, che facevano loro i Rhapsody, infatti si è visto. E Stratovarius, come ho parlato appunto nel video in cui analizzavo la situazione di Pantera, i Stratovarius regalo a tutti noi. Non c'è un membro originale, che famo? Li chiamavamo Stratovarius? I Pantera, uguale. Ma tanti dicono, ma non si vanno chiamare Pantera perché non ci stanno i fratelli Abbott. Sti cazzi, cioè, ma veramente vi dà così tanto fastidio il nome? Cioè, regà, ma voi andate a sentire la musica oppure vi dovete impuntare su ste cazzate? Ok?
che veramente, guarda, io non c'ho parole. Sono cavolate. Cioè, se a voi piace la musica, un vero fan della musica, queste cose non le riesce a capire. Perché? Perché a me non me ne frega un cazzo se si chiamano Linkin Park, se si chiamano Stratovarius, se si chiamano Mayhem, se si chiamano in un altro modo. Regà, io voglio ascoltare la musica che mi propongono quei 5-6 artisti che fanno il gruppo. Punto. Se poi non chiama Camelot, se possono chiamare Alestorm, se possono chiamare Windrose, se possono chiamare Witcher, se possono chiamare come ve pare. L'importante è il succo del discorso, quello che ci propongono con la musica e quello che ci vogliono lasciare, ok? Non capirò mai tutto questo problema io, sinceramente, con il fatto del nome, però vabbè. Detto questo, regà, io sono tornato e spero comunque sia di farvi uscire il prossimo video il prima possibile, tanto è quasi pronto. Chi mi segue su Instagram già sa di che cosa andrò a parlare nel prossimo video. Vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato e un grazie enorme per essere arrivati fin qui e per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Ci si becca in un prossimo contenuto. Ciao a tutti!